lascio il mio caffè, lascio il mio caffè, lascio... Ehi, amici di Striscia, ciao a tutti, oggi nessuna magagna, mi stimo e mi incoraggio a una bella oretta di relax qua nel mio bar, senza influenze telematiche, niune. appunto. Vabbè, rispondo. Pronto? Hi, Captain, I'm Joe Microsoft. Chi è Trump? No, sono Microsoft. Buonasera. Microsoft. Sì. Niente, volevamo semplicemente avvisarla che il suo computer è pieno di virus. Ma come? Come di virus? No. Sì. Comunque, le ho appena mandato una mail con le indicazioni su come ripulirlo. Sappia che è difficilissimo. Arrivederci. Ma come buonasera. Pronto, ma mi aiuti? Non mi faccia rimanere così in ambascia. Chiamo Marco Camisani Calzolari Aurora. Pronto, Marco Camisani Calzolari, tutti e tre, venite qua, ho un virus del computer, mi sa. Ventosa, sono a Londra, non posso, sono impegnato, lontanissimo. Dai, vieni subito, ti prego. È urgente, urgente. Non posso, capito, non posso, però se ti chiamo devi venire, sono a Londra, cioè, sono a Londra. Quando ti chiami tu, io vengo subito. Va bene. Pronto? Va bene, pronto? Sono venuto, ti sono qua. Ti sento bene, ma male. Sono qua, dall'altro orecchio, altro orecchio. Eccoti. Eccolo. Senti, mi spieghi, Ventosa, mi spieghi. Mi ha chiamato Joe Microsoft. Joe, famososissimo, Joe Giovanni Microsoft. Non esiste? No, anche no, vabbè, e la chiamata e le ha detto che ho un virus, ho sì, un virus veramente, sul computer, sì, sul mio computer pieno di virus, io ho paura. Esatto, e le ha mandato una mail per caso? Sì, questa. La mail dice di seguire le procedure e quindi di cliccare lì, vede lì? Sì. No, di cliccare, adesso aspetti, no? Di cliccare e dopodiché di installare il software, no? Lei cliccherebbe per esempio su quel link? No. No. Ha appena cliccato. Sì. Ecco, però aspetta, fermi, perché ancora non è successo niente, no. Fortunatamente. No. Perché leggiamo con calma il messaggio che dice: allora, attenzione, prima di lanciare questo programma, essere sicuri della fonte e solo dopo cliccare qui, ammesso che siate certi della provenienza. Ok, cliccato poi? Ha già cliccato. Sì, sì, mi piace. Adesso ha installato un mucchio di virus. Sì. Ma pieno. Pieno. Non senti addosso un po'? Adesso bisogna ripulirli. Come fa a ripulire i virus? Lei di solito, come quando deve ripulire i virus? Vai? Bello pulito. Ma no, così. Allora, innanzitutto non si deve fidare, non dovete mai fidarvi, anche quando vi arrivano le telefonate, la Microsoft non vi chiama per dirvi che ci sono i virus sul vostro computer. E soprattutto quando vi manda una mail, anche se sembra che arrivi da Microsoft, in realtà arriva da un malintenzionato, da qualcuno che vi vuole truffare, che si vuole prendere i vostri dati o che vuole rubacchiare le vostre password. No. E quindi, come in questo caso, la mail è finta e il link finto, porta ad un software che bisogna lanciare, ma che avvisa sempre, no? Certo. Prima di lanciarlo, e il nostro Ventosa mi è andato un po' veloce, bisogna leggere sempre con calma, a cliccare. No? E dopodiché, una volta installato, ciao, a quel punto il software si può impadronire del vostro computer, ma fortunatamente ci sono gli antivirus, installateli sempre sui computer per stare più tranquilli. Così ti proteggono. Ti proteggono anche perché sembra tutto digitale, sembra tutto virtuale, ma in realtà questo è un mondo che è molto reale e quel che fate vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare sempre molta attenzione.